Nuovamente César Martignoni in vostra compagnia, in compagnia di Ceccherini Music, il negozio di strumenti musicali a Firenze in via dei Ginori 31 Rosso, è disponibile anche in versione online con lo store molto completo, molto fornito su www.ceccherinimusic.com. L'invito a abbonarsi agli aggiornamenti video che produciamo sul canale YouTube, ma anche alla newsletter che mandiamo settimanalmente a tutti i nostri amici e clienti che sono iscritti alla newsletter. L'invito a quello di iscriversi al canale YouTube per poter ricevere tutti gli aggiornamenti via via che facciamo i video, così come anche frequentare la pagina Facebook e curiosare anche nel profilo Instagram di Ceccherini Music. Quest'oggi ci stiamo occupando di una serie di pedali della Muer, che è una ditta cinese con sede a Shenzhen, che produce questi pedali che sono molto piccoli, una serie di pedali che stanno prima dell'amplificatore, quindi preamp, che riproducono tutta una serie di effetti e propongono al chitarrista una grande varietà di soluzioni per modificare il proprio suono e creare degli effetti particolari con poco spazio, spendendo una cifra giusta, in tutti i casi alimentati con una pila 9 volt oppure con un alimentatore esterno, che però non viene fornito nelle confezioni, quindi bisogna comprare separatamente gli alimentatori oppure comprare un alimentatore che sia che permetta di alimentare tanti pedali, che è un'altra soluzione che usano spesso i chitarristi. Allora andiamo a vedere questi otto pedali che affrontiamo in questa recensione, una carrellata di materiale della Muer per vedere in poco tempo un po' tutte le offerte, tutte le possibilità che ci sono di questa marca in questa selezione, tutti piccoli, tutti con questa caratteristica che sembrano come le pilloline di pedale, forse i pedali più piccoli che ci sono in commercio. Partiamo subito con l'R7 Reverb Muer, un riverbero a pedale che ha un ingresso e un'uscita monofonica a jack, un'alimentazione come già detto a 9 volts e permette anche di utilizzare, di fare la simulazione del digital reverb, perfezionando il proprio tono con diversi controlli per quanto riguarda il decadimento, il pre-delay e il livello. Quindi sarà possibile gestire tutte le opzioni tipiche del riverbero, un riverbero base, un riverbero però base ma con tutte le opzioni complete e in pochissimo spazio, e anche con la possibilità di equalizzare le frequenze in uscita. Quindi normalmente si tende a ridurre le frequenze alte del riverbero perché sono quelle che escono più facilmente, e quindi avere il tono base completo di tutte le frequenze, poi il riverbero che si occupa solamente dei medi e dei bassi e non tanto degli alti, che potrebbero dare fastidio. Passiamo a un emulatore, della mitica chitarra inglese Gold Plexi. È una riproduzione, questo Muer 019 UK Gold PLX, che sta per Plexi, fedele riproduzione della mitica testata inglese Plexi da 50 watt del 67. E Muer ha lavorato bene nel campionamento di un esempio di questo amplificatore, prendendolo dalla collezione personale di Tracy Guns nel 2017. Questo suono è un sinonimo di rock classico, tipico suono anni 70, in una tasca praticamente, un micro preamp che offre tutta una serie di sonorità, dalle nitide brillanti a quelle pulite, con molti dettagli per quanto riguarda la sonorità più blues, il classico overdrive con mordenti nelle frequenze medie e varie opzioni per tagliare il prodotto finale e restituire quindi al pubblico o alla registrazione o a noi stessi che stiamo suonando delle sonorità che ci riportino un po' nell'epoca gloriosa del rock degli anni 70. Passiamo al Muer 011 Kelly Dual preamplificatore a pedale per chitarra elettrica, un micro amplificatore che riproduce in modo digitale sezioni di preamplificazioni di numerosi amplificatori a valvole. Quindi in questo caso stiamo parlando di un pedale, avere la possibilità di gestire e emettere diversi amplificatori famosi come il Mesa Boogie, il Dual Rectifier, permette di controllare il gain e il volume per ogni canale, ha due canali evidentemente, quindi si possono gestire due casse diverse o due casse uguali, avere una sorta di effetto stereo per quanto riguarda l'effetto applicato alla propria chitarra. Sono tutti pedali che pesano dai 144 ai 160 grammi, quindi veramente leggeri, e una dimensione molto molto contenuta. Molto interessante questo Kali Dual preamplificatore della Muer, il 011, davvero interessante.
Passiamo al Muir Pure Boost, effetto boost a pedale, un boost turbo per il nostro segnale, che permette di aumentare di oltre 20 decibel il segnale pulito, con due bande di equalizzazione e un boost analogico come tutti quanti i pedali alla il True Bypass, quindi permette anche di passare trasparentemente dal pedale senza nessun tipo di controllo e poi essere gestito da qualcosa che sta dopo, un altro pedale successivamente o un amplificatore. I controlli sono semplici, sono semplicemente il controllo del volume, del gain, i bassi e gli acuti. Dimensioni ultra compatte, completamente in metallo e alluminio tagliato, lavorato con molto dettaglio, con molta precisione, e che fa sì che questi pedali siano pedali molto resistenti nel tempo e abbiano una durata, una vita utile molto molto importante. Passiamo al micro looper, un effetto looper che supporta fino a 30 minuti di registrazioni con numerosi livelli, quindi uno può registrare la propria performance partendo da una frase, poi aggiungendo un altro effetto, poi un altro ancora, poi un altro ancora, poi un altro ancora, poi lo togli e lasci la base suonando. Allora a quel punto fai il tuo solo o canti. E un micro looper è davvero piccolo, pesa solo 140 grammi, però molto potente, quindi vale la pena assolutamente di portarsi dietro questo tipo di effetto alla performance, alla nostra performance, sapendo che il loop oggi come oggi, essendoci tantissime presentazioni, tantissime performance di uno o due musicisti e basta, però che comunque restituiscono all'audience una sonorità di gruppo grazie all'uso del looper o della loop station, come a volte si chiama, vale la pena quindi di utilizzarlo. Il seguente è un Muir E7, un synth guitar, è un potente mezzo per trasformare la propria chitarra in un sintetizzatore, quindi poter utilizzare suoni di sintetizzatori famosissimi in un dispositivo molto piccolo, anche questo con anche indicatori LED, quindi con un'interfaccia con lucine LED che fanno capire che cosa sta succedendo, qual è il suono che stiamo utilizzando. Ha delle memorie, quindi si possono salvare i suoni che stiamo creando o che abbiamo utilizzato e quali sono i nostri preferiti, utilizzarli con facilità. E il Guitar Synth E7 della Muir. Andiamo verso il D7 Delay, un delay pedale completamente riprogettato dalla Muir per effetti multi delay e looper, però non looper come il precedente looper, ma sequenze di ripetizioni come tipiche del delay. Sono state prese dalla Micro Series, dalla serie precedente della Muir, che erano i Micro, e che anche in questo caso presentano 7 luci a LED come guida e 6 effetti diversi di delay personalizzabili, che sono il Tape, il Liquid, il Rainbow, il Galaxy, il Modverse e il Low Beat, con un settimo LED invece che indica l'inserimento del looper integrato, che si può utilizzare con qualsiasi impostazione di delay presente nel pedale. Ha una registrazione massima di 150 secondi, è dotato dell'effetto delay, quindi il loop si può registrare 150 secondi e poi puoi applicare il delay a questa registrazione. Come altri pedali della serie, questi effetti sono personalizzabili e memorizzabili, quindi molto importante questa cosa di poter ritrovare velocemente l'effetto che ci piace quando siamo sul palco. Andiamo con l'ultimo pedale della recensione, il Baby Bomb 30 Muir, pedale che è una sorta di preamplificatore tascabile, invece di avere una testata è una cosa abbastanza impegnativa, porti con te il pedale Baby Bomb 30 e lo colleghi a una cassa passiva e hai 30 watt di potenza, che sono più che sufficienti molto spesso per fare una sessione, una piccola sessione casalinga, un piccolo locale o nella nostra prova, nel nostro salone di prova, oppure sul palco stesso se abbiamo il nostro piccolo amplificatore, poi consegniamo al nostro fonico perché al pubblico gli venga trasmesso il segnale amplificato dall'impianto, ma noi abbiamo il nostro riferimento e con il nostro preamplificatore a 30 watt Baby Bomb 30 Muir e una piccola cassa che supporti questa potenza. E si può scegliere tra due impedenze, quella a 8 ohm o a 16 ohm, se la tua cassa che preferisci ha una di queste due impedenze, puoi spostarti tra uno e l'altro senza problemi, e questo è positivo, un aspetto positivo di questo pedale. Con questo abbiamo concluso, un saluto a tutti da parte mia e ci risentiamo presto e ci vediamo presto sui canali YouTube, sul canale Facebook, su Instagram di Ceccherini Music e a Firenze, ceccherinimusic.com. Un saluto da César Martignoli.